Ancelotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Prima giornata di Europa League del torneo Skull Cup Elio Vittorini, che vede affrontarsi i maledetti capitanati da Simone Salvarezza con i suoi magnifici gesti, e la Rino Cerina, quest'ultima con i componenti, con le casacche, mentre i maledetti, il completino solito blu e a righe gialle. Questo è il saluto ai spettatori giunti fin qui, lo scambio di saluto da arbitro e squadre. Prima partita che sarà sicuramente molto combattuta, ed è dunque tutto pronto per il fischio d'inizio. Ci vedremo per gli highlights del primo tempo. Ciao ragazzi. Primo tempo tra i maledetti, la Rino Cerina ancora fermo sullo 0-0. Vediamo adesso il portiere Macchia, che prova il rilancio, sbaglia, favorisce l'intervento di Salvarezza. Adesso l'altro Salvarezza, il fratello più piccolo, difensore sinistro, scarica dietro, ancora verso Salvarezza Simone, il capitano di questi maledetti. Prova a dribblare, cede la palla al compagno, che poi passa al portiere Macchia, che lancia subito la ripartenza della Rino Cerina. Adesso Sarnataro a contrasto col numero 88 della Rino Cerina. Rimessa già battuta e sbaglia tutto. Nota Stefano. Lancio lungo, blocca tutto il portiere dei maledetti, che lancia subito verso Salvarezza, non sa che fare, va verso la fascia. Adesso cambia passo e c'è tutto verso il portiere, che rilancia prontamente col destro, palla alzata a campanile, che va in fallo laterale. Partita molto equilibrata in questi primi minuti del primo tempo. Sembra che ciascuna delle due squadre possa andare in vantaggio da un momento all'altro. Intanto c'è un errore, perché deve essere battuta una rimessa laterale e non il fondo. Rimessa già battuta verso Salvarezza, che prova al passare mezza due, non ci riesce. Allora sarà rimessa laterale per Rino Cerina, già battuta. Ci diamo, prego. Perrotta verso il numero 23, De Mascellis, ancora Perrotta. Perrotta lancia verso De Mascellis, favorendo però l'anticipo di Salvarezza. Salvarezza ancora verso il numero 11. La conclusione al volo di destro di Sarnataro, esterno destro, di poco al lato della porta difesa da Macchia. Adesso vediamo bello il lancio con l'esterno dell'ala sinistra della Rino Cerina. Però fa buona guardia Salvarezza Junior. Contro chi è, a voi? Ancora una rimessa laterale, se ne incarica Macchia, già battuta Perrotta. Perrotta sbaglia la fase di impostazione, ma è pronto il recupero dei difensori della Rino Cerina. Adesso Macchia prende la palla con le mani. Rilancio coi piedi, lungo a cercare De Mascellis, bello lo stop, ma Salvarezza fa buona guardia. Adesso ancora verso De Mascellis, salta un uomo, De Mascellis di sinistro, si oppone, miracolo del portiere dei maledetti, che si era buttato a sinistra, ma con la mano destra di richiamo riesce a rimpallare il tentativo di sinistro di De Mascellis. Ancora Perrotta verso sempre De Mascellis, però fa buona guardia difensore centrale dei maledetti. Adesso i due Salvarezza in avanti, piccolo Salvarezza Junior prova a saltare un uomo e non ci riesce. Allora si ripartirà dal difensore centrale verso ancora Simone Salvarezza, che salta Perrotta. Ancora, non è saltato un uomo, non ha saltato l'altro. Cagliazzo. Ancora Salvarezza in mezzo, bello lo stop di Nodra Stefano. Ma riparte il Nocerina, anzi no, perché fa ottima guardia il numero 88 dei maledetti. Pastore, adesso abbiamo il numero 7 davanti a Macchia, incredibile palo, e la palla non termina in rete. Azione molto confusa e bellissima, dove il numero 7 Maggi
colpisce prima il palo, poi la palla gli torna sui piedi e la seconda volta si supera Macchia con un super intervento impedendo il gol all'attaccante dei maledetti. Davvero maledetto in questa occasione. Adesso vediamo in avanti la Rinocerina. Ancora bellissimo l'1-2 tra i due attaccanti della Rinocerina, che però termina in nulla di fatto. Adesso Salvarezza, Salvarezza verso Salvarezza che subisce fallo. Bello il fraseggio e l'intesa tra i due fratelli Salvarezza. Proprio Salvarezza senior, alias Simone, si incarica di questa punizione all'altezza del cerchio di centrocampo. Potrebbe provare da Salvarezza, che va col destro alla bomba! Potentissimo il tiro di Salvarezza, che però tuttavia termina centrale favorendo l'intervento di Macchia con i pugni, che devia in fallo laterale. Adesso Salvarezza junior verso il fratello Simone. Chiama la palla Magli, che però sbaglia. Adesso Caiazzo, Caiazzo fa buono, buona guardia lì dietro. E attenzione, attenzione, Magli sta per effettuare il colpaccio su errato rinvio di Macchia. Ma sarà Taro, scusate. Bravo! Salvarezza, il capitano, prova a impostare. Impatta il corpo del professor Caiazzo. Fase confusa, attenzione. Fuori! Saiti, non fare l'imbroglione. Ma possiamo chiudere il collegamento, ci vedremo poi nel finale del primo tempo per i commenti a caldo. Secondo tempo di questa partita tra Maledetti e Rinocerina, punteggio ancora fermo sul 3-1 a favore dei Maledetti. Questo frangente all'attacco con anzi si parte la difesa con Salvarezza junior verso Pastore, sì. Adesso per Magli, Magli, bravo Caiazzo a sradicargli il pallone dai piedi. Ancora Caiazzo, chiuso da un ottimo Salvarezza junior. Il portiere lancia in avanti verso Sarnataro. Salvarezza, Salvarezza lotta, Pastore no, Perrotta recupera palla. De Mascellis ancora col destro, la conclusione è violentissima di De Mascellis a incrociare dalla tre quarti destra di campo. Bellissimo brivido per il portiere immobile, rimasto immobile della dopo la conclusione del portiere dei Maledetti. Ancora si riparte la difesa con Salvarezza, poi Notar Stefano Sannatara, scusate. Anzi no, Pastore, perdonatemi. Salvarezza, Simone Salvarezza, il capo di capitano, aggredito da Perrotta. Resiste la carica, salta due! Ma non riesce a saltare Caiazzo. Grandissimo la scelta di tempo per mettere il piede e arpionare il pallone dai piedi di Salvarezza. Ancora la Salvarezza, ruba palla a centrocampo, solo davanti al portiere, Macchia sbaglia! E si dispera, giustamente ha sprecato la possibile palla del 4-1. Adesso Magli ha provato a servire Salvarezza senior, palla troppo lunga. De Mascellis, De Mascellis per Notar Stefano, Sanadaro, scusate. De Mascellis, il tiro di punta, ancora deviato in corner dal perfetto Salvarezza junior, che sta facendo ottima guardia lì dietro. Adesso è corner, Caiazzo, la conclusione un po' sbilenca, ma comunque è da apprezzare il tentativo. Adesso contropiede, anzi no, non riesce a ripartire il contropiede a causa di Perrotta, che aveva smorzato la ripartenza sul nascere. Macchia, Macchia ancora verso Perrotta, Perrotta, Perrotta per Caiazzo, Caiazzo l'1-2, la palla di ritorno non è proprio precisa e quindi recupera Salvarezza junior, Salvarezza junior stoppa, ragiona, cede la palla a Magli, Magli numero 7, ancora verso Notar Stefano, ancora sulla fascia, prova a mettere una buona palla in mezzo ma è chiuso da tre difensori.
Intanto cade De Mascellis, stava per intralciare la discesa di Perrotta. Ancora Salvarezza Junior, i due Salvarezza in avanti. Ubriaca, prova ad ubriacare De Mascellis, che però non si fa confondere. È ottimo l'intervento di De Mascellis a chiudere Salvarezza Junior. Ancora De Mascellis sulla linea del fondo, va su Perrotta, il sinistro a cercare un compagno in mezzo. Ma possiamo chiudere il collegamento, ci vedremo poi per le interviste migliori in campo. Ciao ragazzi.